Buongiorno. Ma quando io, studentessa, arrivo in archivio, chi incontro? Chi mi aiuta? Prima di tutto ti devi iscrivere. Per iscriverti ti possono aiutare gli assistenti all'accoglienza. Tu presenti i tuoi documenti, carta d'identità, codice fiscale. Se sei minorenne, ti fai accompagnare da un adulto che garantisca per te la prima volta. Una volta che sei iscritta, firmi il foglio che devi firmare e puoi cominciare la tua ricerca, le tue richieste. Per le informazioni pratiche di questo tipo ti seguono gli assistenti all'accoglienza. Per le informazioni scientifiche ti possono seguire gli archivisti. Un archivista è una persona formata appositamente, scientificamente, con una laurea, con un diploma d'archivistica, che ti dà degli orientamenti per la tua ricerca, a partire dai contenuti, a partire dagli obiettivi, e ti dirà in quali fondi andare a cercare i documenti che ti servono. Questi sono gli inventari, sono i volumi in cui sono descritti gli archivi ordinati. Tramite l'inventario tu puoi individuare i documenti che ti servono e chiedere i faldoni specifici in cui quei documenti sono contenuti. Se un fondo non è inventariato, l'archivista ti può dare comunque degli orientamenti di ricerca, ti indica delle serie che hanno tutta una serie di faldoni e tu consulterai molto più materiale di quello che dovresti consultare tramite l'inventario. In ogni caso non sei abbandonata a te stessa. Grazie.